But Allo de Mundo, terzo giorno, terza tappa. Sono le 6:30, già pronto per partire. Fammi vedere la gnegne pronta. Isea, sì, se no i bugiari dice che sono bugiaro. Quindi sono a 28 km da Firenze, cerco di arrivare lì per le 9. Dopo, una volta là, vedo cosa fare, se andare verso Prato o andare verso Empoli o giù per Vinci, non lo so. Mi manca 110-120 km per arrivare al Tirreno. Faccio tutta la tirata, vago come un treno, vedo se arrivo stasera. Mamma mia, te morire, ti te stancherà. Sì, ma siccome mi diverto solo quando faccio fatica, mi sa che stasera sarò divertito al massimo. Quindi, come che dice qua, or qua le mund, e a dopo per gli invidiosi, gne gne gne, e un'altra volta, or qua. No, Hane. Quale mondo? G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, campanile del Giotto, ce l'ho fatta! Ho fatto 30 km con le gnegne, ecco qua, stiamo vedendo le gnegne, sono il bugiaro, dice che sono bugiaro. So, arriva a Firenze, fermo vedere Firenze, sennò i bugiari ridice che sono bugiaro. Mi mancano un'ottantina di chilometri fino al Tirreno dove farò il bagnetto, quindi adesso in marcia, che c'è poco tempo. Come che dice da ste parti, per i curiosi e gli invidiosi, eccetera, eccetera, gne, or quale mondo. Ostia, se lo balte una, se vuoi vedere quella che se lo balte, se non mi che crede. Se nei bugiari dice che sono bugiaro, io cane, ma io cane, mascherina e occhiali. Or quale mondo.
migliore del mondo. Ma cos'è affetto tutto storto? Come tutto storto? Aspetta. Mamma mia, non ho caffè a parlare. Oh, Pisa. Allora aspetta. Va bene, meglio. Oh, sono arrivato a Tokyo, mi manca altri 20 km. Sito stanco. Che ti deposi? Sì, tantissimo. La peggiore idea della mia vita dopo i due matrimoni. Comunque, niente, altri 20 km in circa fino al campeggio, di qua sono arrivato. E va, cosa fai? Devo fare la foto che la tengo su. Aspetta, fa col video. Fatta. Allora, quindi signori, per curiosi, invidiosi, eccetera, eccetera, i followers in toscano. E a dopo, orwell il mondo. Già. Affago più e mattino ti te diverti, sono io quando che te fai fatica. Ecco, devo cercare forse forma di divertimento alternativa, perché no che affago più. Ecco qua. Allora mondo, allora 3 giorni, 287 km, Marina de Pisa, Italia coast to coast, che le ho fatta cazzo! Allora, con la gnignè, fermo vedere la gnignè, se noi bugiari dire che sono bugiaro. Mi sono fatto Italia coast to coast, dal mare Adriatico al mar Tirreno. Adesso mi butto subito in acqua, quindi saluti veloci. Saluto i miei bambini, gnignè, ciao invidiosi, vi voglio bene. Come ha detto qualcuno, ma io se diverte solo se fa fatica. Quindi spero che anche i miei bambini in indomani si diverta facendo fatica. E no, davanti una PlayStation, una console, un telefonino di merda, come che se consuetudine adesso. Un saluto alla congiunta, amore mio, grazie per avermi messo andare e per avermi fatto realizzare finalmente sta roba che avevo in testa da anni. Il problema è che quando realizzo una cosa me ne viene in mente altri due, però te spiegherò quando che saremo face to face e quando che non che sarà il marchese, così magari non ti te incazzi. Quindi per la congiunta gnegnegnegne, guarda, ti ho fatto gnegne di più. E che altro dire? E sì, in Italia che c'è un percorso ufficiale di coast to coast che sarebbe da Portonovo Ancona a Orbetello Grosseto, però sinceramente ho preferito fare, credo che nella vita ognuno abbia il proprio percorso, quindi ho fatto il mio passando per città importanti dove ho ottimi ricordi nel passato, per città dove abita qualcuno che veramente ho nel cuore. Quindi che altro dire, adesso mi butto in acqua, vado in campeggio, domani c'è il treno e torno a casa. Per invidiosi, tutorial G, eccetera eccetera, gne gne gne. Per qualcuno che anche stavolta ha pregato perché mi succedesse qualcosa, cioè gli apprendisti pregoni, no, che anche stavolta li hanno presa nel cul, un super gne 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 gne, e alla prossima avventura, orwell mondo. Mamma mia, sono tocchi.